Cuscini e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a spacchettare i Mega 3D cambia look e poi gli sticker tattoo del mio compro te. Sono tutti e due molto belli e con questi, con gli sticker tattoo del mio compro te, in pratica ce ne sono tre maxi, quelli più grandi sarebbe. Quindi per fare questi tatuaggi in pratica ci bisogna di una spugna, cioè tipo una pezza o qualcosa per bagnarlo, comunque lo dovete bagnare e applicarlo qua, poi ve lo spiego dopo che lo faremo, però prima voglio aprire questo. Andiamo ad aprire i 3D cambia look. Andiamo subito a spacchettarlo, sono veramente curiosa perché io non l'ho mai spaccata neanche l'anno scorso che l'hanno fatti. Oddio, che carino! Però prima voglio fare... Ma chi è lei? Sofia o lui? Non lo capisco. È Sofì! Allora, abbiamo Sofì e poi c'è questo che sarebbe la gommina dove metterla. Ok, ma cuscini, sono riuscita a rimetterlo. E comunque è una scimmietta. E c'è l'interno qui. E ora vi faccio vedere la checklist. Ah, qui ci sono tutti i bambini, cioè tutte le persone, cioè tutti i soffermi che potete trovare qui. Quelli che potete trovare soltanto. E poi qui c'è la checklist. Poi dietro ce n'è un'altra, cioè dentro la continuazione, perché sono molti. E comunque, devo dire la verità, sono soddisfatta perché dalla bustina vedevo sempre lei, la scimmietta, mi piaceva molto e quindi speravo di trovare lei. Io ho trovato lei, ma che carina! È veramente molto carina, cioè la posso usare per lo zaino per andare a scuola. Ok, miei cuoricini, ora è arrivato il turno di aprire gli sticker tattoo. Allora, questo è della Fabio Cif, perché qui non c'è l'apertura facilitata. Ho paura di tagliare gli sticker. Ok. Ah, qua c'è il fumetto. L'officina, com'è? E poi qui ci sono tutti gli sticker. Oh, ho trovato i braccialetti! Allora, ora ve lo faccio vedere tutti. Allora, qui abbiamo questi, che se li vedete al contrario, quando si applicheranno, poi ci sarà la scritta normale, cioè c'è la scritta tutta messa bene. Poi c'è questo, che è bellissimo. Allora, ora vi faccio vedere quelli maxi, che ci sono comunque. Li vedo. Allora, c'è cioè, Mega Contro Te in questo, e poi c'è lui qui, che è qua, cioè è tipo c'è dietro la tavola da surf. E poi qui ci sono tipo i braccialetti, vedete? Poi ci sono lui, Sofì e lui di nuovo. E ora andiamo a tagliare quello che voglio fare. Voglio questo dove ci sono Summer. Le scelgo tre. Faccio Mega Contro Te Party, questo qua, poi faccio Mega Contro Te Summer, quello in estate, significa, e Sofì all'Occhi Pizza. Quindi andiamo a fare prima, voglio fare prima quello Summer dove ci sono Mega Contro Te tutti e due. Allora, togliamo la pellicola, aiuto. Io lo voglio fare tipo qua nel braccio. Ok, e ora andiamo a prendere la spugnetta bagnata e dobbiamo tenerlo per 30 secondi. Ok, ora sì, ho bagnato tutto, ora togliamo. Ma è bellissimo, guardate. Vedete che ora è scritto normale? È bellissimo! C'è scritto Summer sopra e sotto Mega Contro Te. Wow!
È bellissimo. L'altro era di un altro qua che avevo tagliato ed erano contate a parti, però prima voglio fare quello all'olio pizza di Sofì. Ok, è questo. Togliamo la pellicola. Ok, aiuto, mi si sta appiccicando. Aiuto. E questa volta lo voglio fare dall'altro lato. Però soltanto che questo qua, quando fai così, poi si deve assorbire. Comunque lo voglio fare qua nella mano. Vediamo. Ok, bagniamo. Ok, i miei cuoricini. Ora andiamo a togliere piano piano la pellicola. E voilà! Perché si vede il sotto? What? Perché? Ho tagliato male! Ho tagliato tutto questo! Ho tagliato questo ed è venuto con... Ok, si è tolto, si è spiaccicato nel mio dito. Qui abbiamo certo dobbiamo far asciugare, non lo dovete toccare subito, altrimenti vi si spiaccica tutto nel dito. Qua abbiamo Sofì e c'è scritto Love Pizza. Oh, di coso. È bellissimo. Wow, questo qua è veramente molto bello. Questo è pure bello. Ok, e ora andiamo a fare l'ultimo. Vado a fare me contro te patti. Oh, oh. Pensavo che l'avevo tagliato. Ok. Questi tatuaggi potete metterli anche sulle borracce, sulle tazze. Ho tutte cose lisce che avete nella vostra casa. E quindi ora andiamo a fare questo tatuaggio. C'è la stella. Ok, lo vado a fare tipo qua. Giusto, no? Ok, vado, aiuto. Vado a bagnarlo con dell'acqua. Strizzo. Bene. Sì, ormai la mia tovaglia. Ok, ora pressiamo un poco. Ok, miei cuoricini, ora togliamo. Wow! Cioè, guardate, mi contate a farti. Ah, vi comunico che io il 31 luglio faccio il compleanno. Guarda, bellissimo. Allora, vi farò vedere la checklist. Ma quanti? Wow! Ce ne sono... Mamma mia! Ok, allora, qui abbiamo questi. Sono tutti questi. Cioè, due pagine sono? Miei cuoricini, mi è venuta anche l'idea di fare il braccialetto, così vi spiego, se lo vuole, se vi capita magari, di fare il braccialetto. Ve lo spiego subito. Voglio fare questo. Ok, certo, non lo aspetta che qua è troppo lungo, magari. Dov'è la pellicola? Ho trovato la pellicola. Ok. Ok. Certo, non viene proprio un braccialetto perfettissimo, tipo un braccialetto originale, no. Vediamo un attimo per non... Ok, forse l'ho bagnato troppo poco. Ok, miei cuoricini, ora che vi ho fatto il braccialetto possiamo togliere. Wow! Oddio, ma sembra di avere veramente un braccialetto, però. Guardate. È bellissimo. Certo, non attacca perfettamente, però. È molto bello. Magari così ho fatto due tatuaggi in un braccio. Un braccialetto non si può togliere, però. Comunque questi tatuaggi non sono quelli che non si possono levare, ma sono, si possono levare con acqua e sapone e subito si levano. E va bene, miei cuoricini, se vi è piaciuto questo video lasciate tantissimi like, iscrivetevi al canale per non perdervi i miei video, attivate la campanellina per non perdervi nessun video che caricherò e dovete commentare se quale vi è piaciuto di più tra questi tatuaggi. Allora, a me me ne sono piaciuti tutti, cioè mi piacciono tutti, non c'è una preferenza. Scrivete nei commenti anche
se vi è piaciuto questo e potete commentare tutte queste cose. O su Instagram, mi chiamo così, o sulla community. E saluto a Michelle, Sveva, Francesca, Viola, Ginevra, Elena e Vera. E ciao, cuoricini, ci vediamo al prossimo video. Ciao!